E vi presento quello che per noi è un amico, un riferimento. Qualcuno l'ha chiamato il gigante buono ed è sicuramente gigante, un gigante della nostra politica ed è sicuramente il meglio che possiamo offrire. Guido Crosetto. Fresco qua, eh? È una bella festa, eh? È una bella festa. Allora, Ministro, io vorrei anche per conto dei nostri tanti ragazzi porre alcune domande che riteniamo fondamentali. Se mi dai del lei, mi alzo e me ne vado. Va bene, deciso. Caro Guido, alcune domande secondo noi fondamentali anche perché tracciano quello che noi siamo. Da 4 giorni noi siamo sotto questo tendone, fa decisamente caldo, potevamo essere da qualsiasi altra parte, potevamo essere a Ostia, a Fregene, potevamo essere in montagna o anche semplicemente a pensare a qualcos'altro, invece siamo qua perché lottiamo per le nostre idee, ci formiamo, ci informiamo. Qual è il tuo messaggio per questa giovane generazione che mette in campo le proprie idee? Beh, intanto... grazie Stefano per l'invito, grazie a Fabio, grazie a voi. Il fatto che siate qua significa che non ho molto da insegnarvi. Cioè, il fatto che, come dicevi tu, siate qua oggi in una giornata calda mentre potreste essere al mare a fare altro, significa che ognuno di voi si pone il tema di come può crescere meglio, di cosa può fare, di come può confrontarsi, di come può imparare qualcosa. Si pone il tema di farlo non da solo, perché da solo si fa poca strada, ma in gruppo, con una comunità, con altri amici. Si pone il tema di qualcosa che va al di là di se stesso, no? Del proprio egoismo, che ti porterebbe a fare scelte più comode. Si pone il tema di uscire da se stesso e sapere che la vita non è solo essere se stessi, ma pensare ad altro. Io sono in giacca e cravatta perché sono appena uscito da una chiesa dove abbiamo ricordato i ragazzi morti 30 anni fa, 2 di luglio di 30 anni fa, in Somalia. Il checkpoint Pasta. È così. È così, è così. Erano i primi italiani che dopo la seconda guerra mondiale si sono trovati impegnati a combattere. Uno di loro era un soldato di leva, perché allora esisteva ancora la leva, quindi non un volontario, un soldato di leva. E in chiesa prima ho detto una cosa, ho detto: siamo qua dopo 30 anni in modo ostinato, prima di me ci sono stati altri ministri della difesa, altri capi delle forze armate, tra 10 anni saremo lì il 2 di luglio, tra 20 anni saremo lì. Perché? Non sarà lì il ministro pro tempore, non sarà lì il governo Meloni o un altro governo, sarà lì lo Stato. Lo Stato che attraverso il ministro pro tempore ricorda, anche quando magari i loro parenti non li ricorderanno più, il sacrificio
che italiani hanno fatto per la loro patria e per il loro Stato. E sapete, ed è il senso della memoria che lo Stato e le istituzioni devono mantenere per chi si sacrifica per loro, che è parte dello spirito che voi dovete avere se pensate di servire attraverso la politica. Noi abbiamo il dovere di ricordare, abbiamo il dovere della testimonianza, abbiamo il dovere di sapere che le istituzioni vengono prima del destino di ognuno di noi. Quando è nato Fratelli d'Italia, noi avevamo la consapevolezza che Fratelli d'Italia non fosse la cosa più importante della nostra vita, perché la cosa più importante della nostra vita era l'Italia, e Fratelli d'Italia era soltanto uno strumento per servire al meglio l'Italia. Ecco, voi che iniziate il percorso che porterà magari tra 10, 15, 20 anni qualcuno di voi a sedere al mio posto, fatelo con questo spirito, perché questo è lo spirito, quello del servizio al paese senza se e senza ma, quello del servizio all'altro, alla crescita, quello della memoria, del rispetto, del senso dello Stato e delle istituzioni. Questa è la peculiarità che ci ha sempre distinto dagli altri, quella, lo dicevi bene Stefano, che porta nello stesso giorno qualcuno a imbrattare e qualcun altro a spalare il fango. Questo è il segno della diversità. Grazie. Ricordavi giustamente, l'avrei fatto io in questa domanda, il trentennale di quell'evento, 2 di luglio del 93, Checkpoint Pasta, la battaglia del pastificio. Ecco, però purtroppo anche in patria talvolta capita di sentire qualcuno che denigra le nostre forze armate o che a nostro avviso non le onora a sufficienza. Cosa può fare un giovane di destra per diffondere una cultura di rispetto, di memoria, rispetto a quello che è il ruolo importante che hanno anche le forze dell'ordine, che non fanno solo attività di peacekeeping o militari stricto sensu, ma appunto erano fisicamente ad aiutare anche in Romagna tutte le persone che avevano bisogno? La maggior parte della gente che critica le forze armate non si è letto i compiti delle forze armate, perché il primo compito delle forze armate è difendere la democrazia, le libere istituzioni e la pace. Poi discendono tutti gli altri compiti. L'ultimo dei compiti delle forze armate, quello più evidente, di cui la gente si ricorda solo nel momento del bisogno, è l'intervento in caso di calamità. Non c'è stata un'inondazione, una tragedia italiana, un terremoto che non abbia visto in prima fila arrivare per primi un uomo in uniforme, un carro verde, perché quando tutti si tirano indietro c'è qualcuno che per dovere non deve tirarsi indietro, e non esistono giorni, notte, sabati, domeniche, 365 giorni l'anno, non soltanto nelle tragedie, anche quando c'è qualcuno che deve rientrare o raggiungere un ospedale, partono i voli dell'aeronautica militare d'urgenza per salvare non il Presidente della Repubblica, non il Ministro della Difesa, un bambino, una mamma, un disabile, una persona che ne ha bisogno. E poi voglio ricordare che molto spesso, l'ho raccontato ieri, dove sono stato ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita, ero con Francesco Lollobrigida, con altri ministri, siamo andati a Genova perché partiva il Vespucci, la più bella nave del mondo, partiva per 2 anni di giro per il mondo, parte, circumnaviga il mondo e ritorna in Italia. E in questi 2 anni abbiamo pensato che non aveva senso solo fare una missione di addestramento militare. E allora abbiamo voluto caricare sul Vespucci l'Italia e renderla ambasciatrice dell'Italia del Made in Italy, in modo che in ogni tappa, quando attraccasse, scendesse dalla Vespucci l'Italia, la storia, la cultura,
l'industria, la tecnologia, l'arte, tutto quello che più di bello che abbiamo. Ci siamo inventati un villaggio Italia in ogni nazione. E pensate, io ho un desiderio nascosto, e pensavo all'arrivo del Vespucci a Buenos Aires e a quanto mi piacerebbe esserci e che ci fosse con me Giorgia Meloni per arrivare a Buenos Aires in nave come hanno fatto decine di migliaia di poveri italiani che sono andati in Argentina, dove adesso ci sono 30 milioni di figli di immigrati italiani. E quanto possa essere significativo per questi 30 milioni vedere arrivare con la nave più bella del mondo il Presidente del Consiglio italiano nella loro terra. Allora, però ieri, quando guardavo il Vespucci, ho pensato, voi pensate che i ragazzi che fanno 5 mesi, hanno finito il corso ufficiale il primo anno, imbarcano 5 mesi. Rientra tra i loro compiti in questi 5 mesi, previsto proprio, che non possano dormire più di 4 ore al giorno. Gli allievi ufficiali sul Vespucci dormono su un'amaca che montano tutte le sere, fa parte del loro addestramento, così come dormire 4 ore per notte, perché devono abituarsi alle condizioni peggiori in cui può trovarsi una nave in mare, quando tu non puoi dormire perché il mare non te lo consente, e avere la capacità anche in quel momento di mantenere la testa. Per questo significa crescere, addestrarsi. Ma essere a bordo di una nave significa che non c'è nessuno che conta più di un altro. Perché se avete un pessimo comandante fate una brutta fine, ma anche se avete pessime persone che guidano il timone, pessime persone che sanno tirare sulla vela, pessimi cuochi. È un organismo complesso in cui se nessuno fa bene il suo lavoro, tutti ne risentono. E lo Stato è così. Lo Stato è quell'organismo in cui se tutti fanno il loro dovere, qualunque esso sia, dall'ultimo al più alto, e lo fanno con coscienza, si cresce, si progredisce. Ma se non si è consci della propria responsabilità, qualunque cosa si faccia, è tutto lo Stato a perderne. Le forze armate sono costruite così, in modo tale che il destino di tutti sia collegato a quello dell'altro, indipendentemente dal grado. E vedete, ed è quello che vi lascio da trasferire quando parlate delle forze armate. L'ho raccontato ieri, a me succede, a me, a Tajani, a Giorgia Meloni, di andare in paesi, gli ultimi che ho citato ad esempio sono Kosovo e Serbia. Kosovo e Serbia tra di loro si odiano. Quando arriva l'Italia ci trattano da amici, trattano me, Tajani e la Meloni da amici, ma noi non siamo amici, li abbiamo conosciuti per la prima volta, ma magari, perché ci trattano da amici? Perché tra quelle due terre, da oltre 20 anni, migliaia e migliaia di soldati italiani si sono alternati, e alternandosi e relazionandosi coi serbi e coi kosovari, con due popolazioni che si odiano, e trattandole con rispetto allo stesso modo, si sono guadagnati a loro volta rispetto. E quel rispetto non se lo sono tenuti singolarmente quei migliaia di ragazzi, l'hanno regalato a noi, l'hanno regalato all'Italia. E quando il Presidente del Consiglio italiano va in quelle terre, si trova un governo, una terra amica e non ostile, perché qualcuno ha guadagnato questo rispetto per lui. Ed è la stessa cosa, pensateci bene, che noi abbiamo quando usiamo il tema Italia. Trattiamolo bene quel nome Italia, perché non è nostro. Noi godiamo di un marchio che è stato costruito in migliaia di anni. Dietro al nome Italia, ricordate che non ci siete voi, non c'è Giorgia Meloni, non c'è Gentiloni, non c'è Berlusconi. Dietro il nome Italia c'è il Colosseo, c'è Giulio Cesare, c'è Michelangelo, ci sono Tiziano, Raffaello, c'è anche Armani, c'è anche Ferrari. Ci sono più di 2000 anni di storia che hanno incastonato in quel nome una grandezza che nessun altro nome di nazione porta nel mondo. E portare quel nome, rappresentare per quel nome, non è solo un onore, è un onere per ognuno di noi, perché quella storia,
che abbiamo ereditato, che non so che abbiamo, se abbiamo meritato, dobbiamo meritarcela tutti i giorni e dobbiamo valorizzarla, dobbiamo farla crescere. Noi siamo quello. Non esiste un paragone col Made in Italy, il Made in France. Ma no, non lo dico con rispetto dei francesi, che hanno una grande storia, ma non evoca le stesse cose, non evoca le stesse, evoca cose grandiose, ma nessun altro nome evoca la somma di cose che evoca l'Italia. Non perché per una sfida, ma perché quando c'era il Colosseo, là non c'era molto. Perché la Ferrari è nata qua, perché la moda e il design sono nati qua. Certo, il vino hanno iniziato a farlo loro meglio, ma li abbiamo subito recuperati. Questo rubo il lavoro a Lollobrigida, non voglio rubare il lavoro. Al di là della battuta, il nome Italia è tanta roba. Trattiamolo con il rispetto che merita, ma soprattutto mettiamoci nell'ottica di dargli un futuro che sia all'altezza del passato. Questo è il nostro compito, questo è il vostro compito principale. Allora Guido, io ti farei davvero milioni di domande, ma mi rendo conto che non possiamo tenere qua impegnato un ministro che ha un ruolo così importante, e comunque c'è sempre la famiglia di domenica, anche se questa, come sai, è un po' anche la tua famiglia. Nel 2011, primarie delle idee, io c'ero tra l'altro, prendi in braccio Giorgia Meloni, è davvero, prendi in braccio Giorgia Meloni, e da lì lanci una sfida ideale che poi nel tempo, con mille difficoltà e quant'altro, è diventata oggi quello che è e vi porta, ci porta, perché ci sentiamo ovviamente parte di questa famiglia, al governo della nazione. L'avresti mai detto? No. Però, come mi insegnate voi, le cose si fanno perché uno ci crede, non perché pensa di portare a casa un risultato. E allora noi credevamo fosse giusto intraprendere quel percorso. E guardate, la cosa di cui sono più orgoglioso, visto come è andata la storia in seguito, sapete qual è? È quella di aver scelto di fare quel percorso 2 mesi prima delle elezioni, di aver rischiato tutto, di aver lasciato i seggi parlamentari sicuri, la strada sicura, di essersi presi in mano 4 stracci e di essere partiti da soli a 2 mesi dalle elezioni. Voi non sapete cosa la follia di creare un simbolo, un nome a 2 mesi dalle elezioni e presentarsi. L'abbiamo fatto perché pensavamo fosse giusto. E abbiamo iniziato piantando il primo picchetto poco sotto il 2%, quando tutti ci davano per morti. L'anno dopo le europee poco sotto il 4%, perché noi stavamo sempre un po' sotto quello che ci serviva per sentirci più tranquilli. E poi via via, però questo ci ha reso più forti, perché nel momento in cui non raggiungevamo e tutti ci dicevano che eravamo stati folli, deboli, noi ci siamo rafforzati e abbiamo iniziato a crescere in quel momento, e le persone che venivano da noi erano quelle abituate a combattere, che non avevano nulla da perdere, che non avevano paura di perdere tutto, che non cercavano il potere, ed è lo spirito che dobbiamo mantenere. Noi siamo partiti pensando di andare a fare la fine di Leoni dalle Termopili, no? E poi che cantassero le nostre gesta, e molti hanno pensato di cantarle da morti, però non hanno calcolato la nostra resistenza, capacità di resistenza e di piantare le unghie, e soprattutto non hanno calcolato una cosa che io invece avevo già visto allora, quel giorno in cui ho preso in braccio Giorgia. Era quella di avere davanti una persona straordinaria che aveva in sé le capacità di fare grandi cose.
Io questo l'ho capito fin dal giorno prima delle primarie delle idee, quando abbiamo fondato Fratelli d'Italia. E guardate, lo vedo ogni giorno, quando mi viene e sorrido, quando qualcuno dice, ah, cioè, però cioè, non è che sia così male, ah, to, però non è che a livello internazionale l'hanno schifata, ah, ma però, cioè, guarda, la stanno ascoltando, ah, ma però la trattano bene. Tutti, ma però, come se lei dovesse ogni giorno riconquistare qualcosa che io so che ha e che hanno percepito anche i nostri interlocutori internazionali, che, perché vedete, nel rapporto con le altre nazioni conta come nel rapporto tra due vicini di casa la capacità di creare empatia, il rapporto umano, la capacità di dialogo, la capacità di trasmettere all'altro quello che sei. Perché se tu trasmetti al tuo interlocutore il fatto che sei una persona di parola e sei il Presidente del Consiglio italiano, di conseguenza l'Italia diventa una nazione che mantiene la parola. Se tu ti dimostri capace di mantenere una linea e di non arretrare, capiscono che è l'Italia che mantiene la linea e non arretra. Se tu dimostri la capacità di visione, è l'Italia che ha capacità di visione. E quindi ti trascini nelle istituzioni quello che è il tuo personale, perché è così. Non è l'istituzione che forma la persona, è la persona che si incarna nell'istituzione e la forma su se stessa. E allora è la capacità delle persone che rende grandi i paesi. Sì, è così. Gli stati, le persone, e ce lo dimostra la storia, sono grandi a seconda dei leader che li guidano. E grandi nazioni, anche europee, hanno vissuto anni di grandezza perché chi li guidava era grande. E si è visto che magari cambiando il leader cambia anche la grandezza e la percezione di quella nazione. La capacità di guidarla e la capacità di farsi percepire come leader all'esterno. Ecco, noi in questo momento, tra le grandi difficoltà che abbiamo ereditato, perché signori, sembra che ci siamo dimenticati una cosa. Noi siamo arrivati a governare nel periodo peggiore degli ultimi 70 anni della storia italiana. Siamo arrivati quando l'Italia era in ginocchio, dopo la pandemia, la crisi energetica, una crisi che sta ancora andata avanti, l'inflazione che non si vedeva da 20 anni, una somma di disgrazie, mancavano le cavallette ma sono arrivate anche quelle da qualche parte, tutto insieme, eppure giorno dopo giorno, come è stato per Fratelli d'Italia, arrancando, piantando un picchetto al giorno, stiamo scalando anche una parete che nessuno pensava potessimo scalare. Lo stiamo facendo con sacrificio, lo stiamo facendo con serietà, lo stiamo facendo con dedizione. E guardate, c'è una cosa che io percepisco andando in giro, che le persone normali l'hanno capito perfettamente. Perché a me succede molte volte di vedere persone che si avvicinano e ti dicono, le faccio una premessa, io non vi ho votati. E tu dici, vabbè, nessuno è perfetto. Però, e poi però mi sono reso conto che state servendo il paese al meglio. Andate avanti. E guardate, questo è un complimento ed è una grande responsabilità, ma noi possiamo andare avanti se manteniamo costantemente i piedi per terra. Un filo che lega il Presidente del Consiglio all'ultimo dei problemi del più povero dei quartieri dell'Italia. E quel filo conduttore necessariamente deve essere il partito, le persone che non hanno incarichi istituzionali, che possono stare nelle periferie, che possono confrontarsi tutti i giorni con i problemi reali. E il partito serve a quello, a trasferire in tempo reale l'esigenza dell'ultimo cittadino al Premier. Questo è lo spirito. Per questo sono nati i partiti. Non per fare guerra e per ambire a quei posti. Per diventare megafoni, per cogliere quello che succede e trasferirlo a chi tra i mille impegni magari non può più accorgersene. Per questo serve il vostro lavoro, per questo servono appuntamenti come questi e per questo ho voluto essere qua oggi e vi ringrazio. Buona continuazione, grazie a tutti. Grazie Guido.
Ho guardato quante X aveva la maglietta. Perché...